Ciao ragazzi e bentornati al mio nuovo video. Il video di oggi è un video un pochino diverso dai soliti, un pochino diverso perché inizieremo ad approfondire un argomento che finora ho solamente accennato. Il video di oggi ti risulterà veramente molto utile, è un video davvero eccitante, davvero particolare, che sono sicuro potrebbe essere un video che arriverai a vedere più volte finché non avrai acquisito al meglio la tecnica che ti sto per insegnare. Non è un video di ipnosi, quindi stai tranquillo, non ti ipnotizzo. Non è un video di comunicazione, non è un video di autostima. Non è propriamente neanche un video di tecniche di rilassamento. Ma quello che ti insegnerò oggi è una tecnica che mixa al suo interno tecniche di rilassamento, meditazione e autoipnosi per permetterti di raggiungere uno stato di rilassamento molto profondo in maniera rapida e semplice. In ogni momento della tua giornata, quando tu desideri. Una cosa molto importante è che le prime volte ti consiglio di utilizzare questa tecnica con l'ausilio del mio video. Poi, man mano che inizierai a padroneggiare questa tecnica, potrai assolutamente farlo da solo o da sola e ti basterà cercarti un posto dove stare tranquillo per qualche minuto e poi potrai applicare questa tecnica con grandissima efficacia. Innanzitutto ti chiedo di spegnere il cellulare e di staccare il telefono. Come ti ho detto, non ti sto per ipnotizzare, quindi in realtà questo ci serve soprattutto per far sì che tu non rimanga distratto, devi rimanere attento e concentrato per poter apprendere al meglio questa tecnica qua. Poi siediti su una sedia o su una poltrona o su un divano, oppure sdraiati. Una cosa molto importante, sarebbe preferibile che lo fai da seduto. Ma qualora tu lo voglia fare da sdraiato, non devi avere nulla in mano, non devi tenere il cellulare magari per vedere il mio video o un tablet, perché questo ti terrebbe in una situazione di tensione. Quindi se ti sdrai, fallo magari mantenendo il monitor lontano da te, ascoltando semplicemente la mia voce, lasciandoti guidare dalla mia voce. Se sei seduto, prendi le tue mani e poggiale sulle tue cosce. Le cosce devono rimanere parallele, non incrociate, e i piedi possibilmente poggiati per terra. Adesso, mentre stai ascoltando le mie parole e sei seduto sulla tua sedia, ti chiedo di chiudere gli occhi. Adesso che hai gli occhi chiusi, ti chiederò di fare una cosa semplicissima. Sposta tutta la tua attenzione sulle tue spalle. Attenzione, ti ho detto semplicemente di spostare tutta la tua attenzione cosciente sulle tue spalle. Non devi rilassare le spalle, non devi neanche lasciarle andare, devi semplicemente spostare tutta la tua attenzione sulle tue spalle. Devi infatti sapere che noi spesso non siamo consapevoli del nostro corpo, spesso viviamo molto all'interno della nostra mente. Quindi se abbiamo delle tensioni a livello di spalle, a livello di collo, a livello di gambe, non ce ne rendiamo conto. Allora, quello che ti chiedo per ora è di spostare tutta la tua attenzione lì. È come se ti dimentichi del resto del corpo e ti dimentichi dei tuoi pensieri. Mentre stai continuando ad ascoltare la mia voce, hai gli occhi chiusi, ti chiedo di scendere un pochino più giù e di spostare tutta la tua attenzione questa volta sul petto, quindi non più sulle spalle dietro, bensì un pochino più giù, ma nella parte avanzata del tuo corpo, quindi nella parte davanti, il petto. Sposta tutta la tua attenzione sul petto e ti renderai conto della tua respirazione. Noi spesso quando respiriamo non ci rendiamo conto della velocità, del ritmo e anche in questo caso delle tensioni muscolari, quindi se respiriamo in maniera leggera o appesantita. Adesso ti chiedo semplicemente di concentrare tutta la tua attenzione sul tuo petto e sentire il petto che si gonfia e si sgonfia man mano che tu respiri, lasciandolo al ritmo che tu stai già utilizzando. Non devi rallentare il ritmo, devi semplicemente lasciare il petto gonfiarsi e sgonfiarsi mentre respiri, mantenendo il ritmo
che stavi già mantenendo. Adesso scendi un pochino più giù e arriva all'altezza della pancia. La pancia è molto importante per la respirazione. Quando respiri, quando inspiri e quando espiri, la pancia si gonfia e si sgonfia. Ci sono persone che hanno una respirazione più diaframmatica e quindi la loro pancia si gonfia e si sgonfia maggiormente. Ci sono persone che invece respirano un po' più di petto, quindi la loro pancia si gonfia e si sgonfia più lentamente. Sposta tutta la tua attenzione sulla pancia e anche questo ti aiuterà a renderti conto della tua respirazione. Adesso, dopo che hai concentrato prima la tua attenzione sulle spalle, subito dopo hai concentrato la tua attenzione sul petto e subito dopo hai concentrato la tua attenzione sulla pancia, puoi assolutamente fare il passo successivo. Quando te lo dirò, dovrai inspirare profondamente, contando semplicemente fino a 5. Inspirerai a bocca chiusa dal naso e nella tua mente conterai da 1 a 5. Quando avrai raggiunto il numero 5, fermerai la tua inspirazione e tratterrai il fiato per 7 secondi, quindi contando fino a 7. Dopo che avrai finito di contare fino a 7, espirerai tutta l'aria contando fino a 8. Ripeto. Inspirerai contando fino a 5 mentalmente, tratterrai il respiro contando fino a 7 ed espirerai contando fino a 8. Facciamolo insieme. Inspira contando fino a 7. Quando hai raggiunto il numero, scusami, mi sono sbagliato, contando fino a 5. Inspira. Contando fino a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Fermati, conta fino a 7 e quando hai raggiunto il numero 7, espira tutta l'aria contando fino a 8. Non è importante che tu sia sincronizzato con il mio video. Non è importante che tu conti fino a 5 utilizzando lo stesso ritmo la prima, la seconda, la terza volta. Non è importante che tu sia sincronizzato con il mio contare. L'importante è che tu, appena te lo dirò, per una seconda volta inspirerai contando fino a 5, poi tratterrai il respiro contando fino a 7. E subito dopo espirerai contando fino ad 8. Iniziamo. Inspira contando fino a 5. Quando hai raggiunto il numero 5, trattieni il respiro contando fino a 7. E quando hai finito di contare fino a 7, espira contando fino ad 8 tutta l'aria che hai nei polmoni. Questa era la seconda volta e ora faremo la stessa cosa per una terza volta. Inspirerai contando fino a 5. Via, inizia ad inspirare adesso. Quando hai raggiunto il numero 5, inizia a contare fino a 7 trattenendo il tuo respiro. E subito dopo espira contando fino ad 8 in modo da sgonfiare completamente i tuoi polmoni. Adesso faremo la stessa cosa per un'ultima volta, ma cambiando leggermente le regole del gioco. Inspirerai profondamente. Il più possibile, quindi senza contare, inspira finché i tuoi polmoni si gonfiano e dentro di te ripeterai la frase io sono. Poi, quando avrai raggiunto il massimo
della tua ispirazione, trattieni il respiro per un paio di secondi e poi espiri pronunciando dentro di te sereno e tranquillo, oppure serena e tranquilla qualora tu sia una ragazza. Inizia, inspira più che puoi, ripetendo dentro di te io sono. Quando hai raggiunto il massimo della tua ispirazione, conta fino a due e poi espira, ripetendo dentro di te sereno e tranquillo. Adesso facciamolo un'altra volta insieme. Inspira, ripetendo dentro di te io sono. Quando hai raggiunto il massimo della tua ispirazione, ti fermi, conti fino a due ed espiri ripetendo dentro di te, sereno e tranquillo. Adesso, un'ultima volta, inspiri e inspiri ripetendo dentro di te, io sono. E quando hai raggiunto il massimo della tua ispirazione, ti fermi 2 secondi e poi espiri ripetendo, sereno e tranquillo. Quando hai finito di fare questo semplice esercizio, faremo un'ultima routine, così si dice in gergo, per poter riprendere consapevolezza del tuo corpo. Ricordi che all'inizio hai spostato tutta la tua attenzione sulle tue spalle. Adesso ti chiedo nuovamente di spostare tutta la tua attenzione sulle spalle, senza doverle rilassare. E mentre hai gli occhi chiusi stai ascoltando la mia voce e hai tutta la tua attenzione concentrata sulle spalle, ti puoi rendere conto che queste sono più rilassate e leggere rispetto a prima. Adesso scendi giù nuovamente sul petto e sposta tutta la tua attenzione sulla respirazione e ti puoi rendere conto che la tua respirazione è più leggera e più facile respirare. Ora scendi ancora giù sulla tua pancia e concentra tutta la tua attenzione sulla respirazione della tua pancia, quindi sulla pancia che si gonfia e si sgonfia. E potresti renderti conto che la respirazione è più leggera. A questo punto puoi aprire gli occhi. Ti puoi rendere conto che probabilmente ti senti più rilassato, più leggero, meno stressato e con un pochino meno di pensiero. La prossima volta faremo un esercizio per poter richiamare in un istante l'emozione positiva che tu desideri provare. Ti ringrazio per avermi seguito. Ricorda, per potermi contattare, trovi tutti i link nella info box in descrizione, quindi troverai la mia mail e troverai la mia pagina Facebook. La mia mail è marcoan, Ancona Napoli, 1103 @gmail.com e il mio Facebook è Marco Antuzzi. Comunque trovi tutti i link all'interno della info box. Clicca mi piace se ti è piaciuto il video e condividilo con gli amici. Ti ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ciao da Marco.